Allora, siamo arrivati a poter soccorrere un gommone che stavamo cercando dal giorno prima. E una volta arrivati, quello che abbiamo fatto, abbiamo passato alle persone di questi salvagenti per mettere in sicurezza, e a un certo punto il gommone ha ceduto, e il gommone su cui viaggiavano ha ceduto, tutte le persone sono finite in acqua, e da lì abbiamo iniziato a cercare di soccorrere il più possibile le persone in mare. E purtroppo però qualche ora dopo, Giuseppe, uno dei due bebè, nei 6 mesi, ha avuto un altro arresto cardiorespiratorio, e da lì non siamo più riusciti a rianimarlo. Quindi dopo abbiamo comunque richiesto delle evacuazioni alla Guardia Costiera Italiana, che prontamente ha risposto e prontamente ha mandato sia una motovedetta sia un elicottero, però nel tragitto dell'attesa questo bambino è morto. Noi intanto stavamo poi già navigando verso nord per avvicinarci il più possibile all'Italia, e ci siamo imbattuti con un altro barcone, e abbiamo soccorso anche questo barcone con 64 persone a bordo. Non potete immaginare il momento, no? Dovevamo correre per andare a evacuare le persone, invece ci imbattiamo in un altro gommone, in un altro barcone, scusate, abbiamo soccorso, e adesso siamo praticamente fuori Lampedusa, fuori dalle acque territoriali italiane. Abbiamo già richiesto il porto di sbarco, speriamo che ce lo diano il prima possibile. Attualmente a bordo abbiamo 200. E stiamo facendo i calcoli, se non sono errati dovrebbero essere 65 persone e 5 cadaveri, perché il cadavere del bambino, sappiamo che già al cimitero di Lampedusa è stato portato via insieme a sua mamma dall'elicottero della Guardia Costiera Scandinava.